L'associazione I Ragazzi di San Rocco, di Sala Consilina, fa il suo esordio nel mondo agonistico del ping pong. Il tennis tavolo è stato fin dalla nascita dell'associazione salese una delle attività portate avanti con più assiduità dal sodalizio. Bastavano un tavolo, una rete, due racchette, una pallina e si era pronti per giocare. Dal 1994 l'associazione ha organizzato dei tornei prima interni e poi aperti a tutti con cadenza annuale. La partecipazione era così grande che nel 2012 si è sentita l'esigenza di iscriversi prima al CSI e poi alla Federazione Italiana Tennis Tavolo. La squadra ha partecipato con alterne vicende ai vari campionati di D2 e D1 per poi smettere nel 2015. Da allora sono stati organizzati dall'associazione diversi tornei singolari e doppi. Nell'ultimo anno hanno partecipato ben 26 giocatori, tra i quali molti giovani. È stato ritrovato quindi un forte entusiasmo verso questo sport e si è pensato di riorganizzare una squadra che partecipasse al campionato regionale di serie D2. Una squadra che ha l'obiettivo di lanciare i giovani nel mondo agonistico del tennis tavolo con l'apporto dei veterani. È così nata l'associazione Tennis Tavolo Sala Consilina, con presidente Antonio Petrarca, vicepresidente Giovanni Chirichella, segretario Claudio Abate Chicle, tesoriere Biagio Carlo Magno e consigliere Francesco Freda. Sotto la guida del capitano giocatore Antonio Santarsiere, sabato 2 ottobre alla Pala Cappuccini, sede provvisoria per le partite casalinghe, la compagine ha disputato la prima giornata di campionato e battuto Salerno 5-3. Lo scopo della società, si legge in una nota, è quello di far conoscere questo sport olimpico ai più giovani non solo come passatempo, ma proprio come sport, come attività agonistica, e l'entusiasmo dei ragazzi che partecipano va verso questa strada. Questo campionato, si legge ancora, è soltanto il primo mattoncino. La società parteciperà tramite i suoi atleti anche ai tornei regionali e nazionali.